Fondazione Quali Vita si occupa di valorizzare i prodotti DOP e IGP italiani ed europei. È una fondazione dove c'è una sinergia fra le istituzioni, fra i consumatori e anche i produttori, perché crediamo che il concetto della qualità sia una sintesi di questi tre attori. E per questo quindi la fondazione sta avviando, ha già avviato una serie di progetti che vedono coinvolti tutte le parti che poi compongono il quadro, diciamo, della qualità alimentare. Abbiamo fatto questo progetto, il progetto Made in Italy, perché? Perché crediamo che al di là delle tante parole che ci sono, fare sistema, valorizzare il Made in Italy, poi di concreto in questo momento sia stato fatto ben poco. Ecco, questo è il primo progetto, un primo esempio di come si fa sistema. Dopo tanto ne abbiamo sentito parlare, questo è il vero progetto per valorizzare insieme, diciamo, le aziende, i prodotti, la nostra, diciamo, migliore agricoltura italiana. Siamo in presenza della pera Abate, una delle pere di punta delle sei varietà che sono presenti nell'IGP pera dell'Emilia Romagna, un prodotto di alta qualità, coltivato in cinque province, che i consumatori possono gustare al loro grado di maturazione quando la qualità è ottimale. Un piccolo esempio, una sperimentazione che è in atto per dare al consumatore la possibilità di consumare la pera al punto giusto di maturazione, verde più scuro, pera croccante, colore giallino, come qui potete vedere, pera matura, quindi al massimo della sua qualità. Sirena d'Oro 2007, l'olio DOP Bruzio, che è della zona della provincia di Cosenza, a Cariati, è stato premiato proprio nella tipologia fruttato leggero, quindi c'è l'inversione di tendenza dell'agricoltore calabrese di fare un grandissimo olio che viene apprezzato in tutto il mondo. Questo è un peperone di Senise IGP, ha avuto il riconoscimento della Comunità Europea nel 1996, ci stiamo lavorando sopra per promuovere questo prodotto perché dalla nostra zona è molto prelibato. E dal 2005 al 2007 sono circa 12 le aziende certificate dall'ISMECER, dell'Istituto di Certificazione, che ha dato incarico il Ministero per questo prodotto. Questo prodotto è stato portato a Berlino il 6 di questo mese, ha avuto un successo favoloso. Prodotti di alta qualità, non possiamo che non parlare di Barolo e dei grandi spumanti piemontesi, in particolare riferimento appunto al Barolo, è una zona importante come l'Alta Langa dove viene prodotto, c'è un bel progetto sugli spumanti secchi piemontesi che si rilascia alla tradizione italiana, molto importante. Questo è l'esempio del ricciarello povero, la versione attuale. Il ricciarello ricco era quello del 500, che veniva servito nelle grandi cene, ricoperto di una sfoglia di oro zecchino.